La cantina di Mogoro è una cantina cooperativa, è una delle cantine cooperative più datate della regione. Nasce nel 1956 per opera di un piccolo gruppo di viticoltori. Attualmente conta circa 400 soci e 400 ettari vitati. Il punto di forza della cantina è la valorizzazione, il lavoro assiduo che noi facciamo sulle varietà autoctone tipiche del territorio. Prima su tutte il Semidano e il Bovale per i rossi. Semidano siamo particolarmente affezionati, è diventato ormai l'immagine della nostra cantina perché era un vitigno. È un vitigno a bacca bianca che stava perdendo nel tempo a causa delle difficoltà di coltivazione, ma nel 96 la cantina con lungimiranza e con caparbietà ha saputo valorizzarlo e salvarlo dall'estinzione quasi, promuovendo l'istituzione di una DOC che attualmente è il Sardegna Semidano con la sottozona Mogoro. Proponiamo diverse tipologie di Semidano, dalla vendemmia tardiva, il nostro vino di punta, il Puisteris, fino ad arrivare a vini un po' più giovani, la base nel nostro spumante, le nostre bollicine, sempre a base di questa varietà. Abbiamo grosse aspettative sul Bovale, un'altra varietà tipica del territorio che nell'ultimo periodo sta riscoprendo un grosso favore tra i consumatori e quindi è un'altra varietà che merita di essere valorizzata e assaggiata soprattutto. Ecco. Sì, il Puisteris è un vino bianco di affinamento, quindi viene proposto in commercio a partire dopo 3 anni dalla vendemmia, quindi un vino di grande struttura, è un vino bianco è un po' particolare, quindi è difficile in Sardegna trovare tanti vini bianchi che si prestano ad affinamenti prolungati, a subire anche degli invecchiamenti in legno. Il Puisteris è uno di questi e grazie proprio alla sua struttura e ai suoi profumi particolari può essere abbinato sicuramente con i piatti di pesce tipici della cucina mediterranea, ma possiamo anche fare degli abbinamenti un po' più particolari, un po' più azzardati con carni bianche o con dei ragù sempre di selvaggina. Ecco. Beh, sicuramente il Portocelo Wine Festival è una vetrina importante per tutte le cantine, in particolare per la nostra, dove stiamo cercando di far passare un messaggio di cantina che è attenta ai nuovi mercati, attenta alle esigenze dei consumatori e sicuramente proporre i nostri prodotti in questo scenario così accattivante, così bello, può aiutare anche a far passare il messaggio che noi tutti teniamo, cioè che la Sardegna non è solo Canone Vermentino, ma è una terra ricca di tante varietà autoctone, a volte poco conosciute, ma che meritano di essere valorizzate.